tutti alla sessione plenaria, finalmente in presenza, del Congresso Scientifico Internazionale di AIFI. Dopo 4 anni, finalmente, ci ritroviamo in presenza per un congresso scientifico internazionale. Il Covid l'anno scorso non ce l'ha consentito, ma quest'oggi, in presenza e a distanza, finalmente vogliamo ridire insieme che ripartiamo insieme. E facciamoci finalmente un applauso, che dopo tanti momenti... Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che sono qui presenti oggi, che sono tanti e che hanno superato le varie difficoltà per essere qui oggi. Un grandissimo saluto a chi ci sta vedendo da casa in streaming, in diretta, oppure che ci vedrà nei prossimi giorni. Perché ricordiamo, la struttura di questo evento è un po' straordinaria, insomma. Sabato scorso abbiamo fatto l'apertura online e nell'apertura online abbiamo visto i saluti del presidente della Commissione Nazionale d'Albo dei Fisioterapisti, il dottor Piero Ferrante, e del presidente della commissione dei corsi di laurea di fisioterapia, il professor Paolo Pillastrini, e con loro abbiamo iniziato questo percorso. 2 sessioni estremamente interessanti sulla knowledge translation e sulla fisioterapia digitale, e poi sono partite 9 parallele online curate dai nostri GIS in stretta collaborazione con tante società medico-scientifiche. Quindi un congresso molto ricco e articolato, che ricordiamo a chi volesse fare passaparola, è ancora possibile iscriversi a tutta la possibilità di vedere online in streaming fino a tutto dicembre. Quindi ci sarà la possibilità anche di rivedere, vedere, rivedere, e anche di nuove iscrizioni per chiunque volesse vedere questi bellissimi contenuti. Perché? Perché è il primo congresso dell'Associazione Italiana di Fisioterapia. Perché un anno fa, a ottobre, AIFI ha cambiato il proprio statuto e la propria natura anche, con delle radici fortemente ancorate nel passato, con i 62 anni di storia dell'associazione che oggi ci consentono di aver aiutato la nascita degli ordini e degli albi, ma oggi assumere pienamente, integralmente, la veste di associazione tecnico-scientifica per lo sviluppo della disciplina della fisioterapia. Ecco. Questa è la nuova mission di AIFI, e con il congresso di oggi speriamo che si fondi una nuova pietra fondamentale per poter costruire un nuovo e luminoso futuro. Quindi un grande grazie intanto a tutti quelli che hanno permesso di essere qui presente oggi, e ricordiamo tutti i colleghi delle AIFI regionali, tutti i colleghi dei direttivi precedenti, della direzione nazionale precedente, perché se non fosse stato per tutte le tantissime persone che hanno dato tempo, energia e qualcuno anche la vita, e lo vedremo domani in una importantissima commemorazione per la fisioterapia, per la professione dei fisioterapisti, oggi noi non saremmo qui. Quindi a tutte queste persone facciamo un grandissimo applauso. E ringraziamo, oltre ai nostri sponsor che ci consentono, ci hanno consentito appunto di mettere in piedi anche un evento in presenza che non tutte le società scientifiche hanno scelto di provare l'esperienza in presenza, nonostante le difficoltà della pandemia. Noi volevamo rivederci, quindi seppur con numeri contingentati dalle limitazioni, però era importante anche rivedersi, riguardarsi negli occhi e costruire relazioni, perché il bello di stare in una società scientifica è quello di costruire relazioni per crescere insieme e far crescere insieme la disciplina. Ecco, questo è il motivo più grande, più bello di poter stare insieme e crescere dentro AIFI e con AIFI. Quindi veramente speriamo che questi giorni siano un segno per questa nuova crescita. Ringraziamo gli sponsor, ringraziamo i GIS che hanno costruito delle parallele, come avrete visto o vedrete, molto ricche di significati, con molte relazioni anche tra i diversi ambiti specialistici di sviluppo della fisioterapia. E ringraziamo anche i patrocinanti, gli enti patrocinanti, che sono tanti, li vedete nel libretto. Oggi qui ne abbiamo uno che ha voluto portare il proprio saluto, il rettore dell'Università di Verona,
mandato un suo inviato, il professor Nicola Smania, che invito qui per un saluto. Perché? Perché AIFI come società scientifica, tra i tanti ambiti di relazione che ha con le istituzioni, verso i cittadini, verso il mondo della fisioterapia, c'è anche quello verso il mondo accademico. Quindi siamo onorati e contenti di poter ospitare oggi un rappresentante del mondo accademico per un suo saluto. A lei, professore. Bene, grazie per l'invito, ringrazio il dottor Cecchetto, ringrazio anche il professor Turolla per aver voluto qui l'Università di Verona oggi. Cosa c'entra l'Università di Verona con l'AIFI, diciamo, con la fisioterapia? Ecco, mi piace iniziare da un nome che forse voi giovani non conoscete, che si chiama Fernanda Innocenti. Ecco, Fernanda Innocenti è una fisioterapista molto conosciuta a Verona, che ha fondato la scuola regionale di fisioterapia ancora 30 anni fa. Diciamo che è stata promotrice dello sviluppo della fisioterapia a Verona e che ha traghettato lo sviluppo verso l'università, prima con il diploma universitario e poi con il corso di laurea triennale. Ora, per questa persona l'Università di Verona ha voluto commemorare questa persona che non è più tra noi con due borse di studio per studenti della triennale di fisioterapia per sostenere completamente il loro percorso dall'inizio alla fine per appunto studenti che avessero problemi economici. Ecco, mi sentivo appunto di ricordare questa persona che è stata molto importante per noi. Ora, l'Università di Verona a più livelli ha cercato di promuovere il settore della fisioterapia e in questa promozione c'è stata, direi anche in maniera abbastanza, come dire, non proprio frequente in ambito nazionale, un affiancamento tra il medico e il fisioterapista. Ecco, noi ci siamo sempre, diciamo, preoccupati di creare un settore di sinergia riconoscendo il fatto che il fisioterapista ha una disciplina individuale ed importante e che si deve sviluppare in ambito accademico con la propria individualità a 360 gradi. Quindi sosteniamo questi percorsi a livello nazionale, tant'è che nell'Università di Verona è stato fondato un centro di ricerca in riabilitazione neuromotoria e cognitiva che ha formato diverse figure professionali delle professioni sanitarie della riabilitazione e in particolare fisioterapisti che hanno partecipato ampiamente, diciamo, nell'ambito dell'organizzazione anche delle iniziative di AIFI. A Verona esiste quindi un corso di laurea in fisioterapia triennale, una laurea specialistica in scienze riabilitative delle professioni sanitarie e si è sviluppato dall'anno scorso un master di fisioterapia neurologica che, devo dire, ha avuto un ottimo riscontro e che sta avendo anche, diciamo, una partecipazione non solo nazionale ma anche internazionale a livello di docenti. Ecco, non voglio portar via tempo ulteriormente e vi faccio tanti auguri e vi ringrazio per aver scelto Verona per la sede del vostro primo importante congresso internazionale, diciamo. Grazie mille di cuore al professor Smania. AIFI, la bellezza di stare in AIFI è proprio la bellezza di poter avere il mondo accademico e la pratica clinica vicine, che si contaminano, che crescono insieme, perché lo sviluppo di una disciplina nasce da queste positive contaminazioni reciproche e crescita reciproca. E il congresso, così come l'abbiamo pensato, vorrebbe essere proprio questo, un continuo rimando tra ricerca e pratica clinica e ricerca, perché da questa consonanza e da questa ridondanza possono nascere nuove strategie per poter trovare nuove risposte ai bisogni dei cittadini, perché quelli sono il nostro primo obiettivo, trovare nuove risposte per i bisogni dei cittadini. Allora iniziamo
facciamo la sessione plenaria in presenza con il Presidente del Congresso, e quindi chiamo qui il Professor Andrea Turolla, Presidente del Congresso, per dare il via ai lavori. Un caro saluto e buon congresso a tutti, proprio di cuore. Buongiorno a tutti, è un piacere vedervi qui. Abbiamo scelto di farlo in presenza e anche online, in realtà è un congresso ibrido ed è stato un investimento, anche un rischio, ma in questo periodo sappiamo quanto sta nuovamente diventando difficile vedersi di persona. Pertanto, quando abbiamo scelto di questa formula, l'idea era quella di investire sulla fisioterapia, e investire sulla fisioterapia era vedersi, come ha già detto Simone, e quindi siamo molto felici. Per noi è un investimento sul futuro ed è un investimento su chi porterà avanti il lavoro che è stato fatto fino ad oggi e che siamo sicuri potrà germogliare a brevissimo. Io, prima di dare il via ufficiale ai lavori, tra i nostri sponsor ne abbiamo uno che è la SUPSI, che è il main sponsor, che ci ha inviato un contributo che vorremmo presentare, per cui chiedo alla regia di inviarlo. Allora, nuovamente ringrazio chi è presente oggi e tutte le persone collegate online. Come è stato detto prima, queste due giorni è solo la conclusione di un programma che in realtà è durato una settimana, per cui siccome la partecipazione sarà possibile fino al termine dell'anno, l'invito è anche per chi parteciperà oggi, per chi ci seguirà online, poi di coinvolgere altre persone nella fruizione e nell'iscrizione al congresso e nella fruizione dei documenti.